Siamo quindi pronti per il secondo raggruppamento, quello dei cani di tipo Pinscher Schnauzer, Molossoidi e Bovari Svizzeri, ovvero cani da difesa, guardia e utilità, che saranno giudicati da... di Argentina, Centurión Fernando Miguel. E siamo quindi pronti per... Pastore di Charplanina, Tibetan Mastiff, Bovaro del Bernese, Alano Fulvo, Alano Blu, Cane Corso, Ofavart, Mastino Napoletano, Terrier Nero Rosso, San Bernardo a pelo corto, Riesling Schnauzer Pepe Sale, Boxer, Terranova, Bull Mastiff, Boholm, Fila Brasileiro, Sharpei, Bulldog. Pinscher Schnauzer Pepe Sale, Schnauzer Nero, Schnauzer Nano Nero Argento, Schnauzer Nano Bianco, Schnauzer Nano Pepe Sale, Pinscher Nano e Affen Pinscher. Prima selezione dei soggetti del secondo raggruppamento a partire dall'Alano Fulvo, Cane Corso, Mastino Napoletano. Alano Fulvo, Cane Corso, Mastino Napoletano. E abbiamo completato il 50% della nostra preselezione. E Schnauzer Pepe Sale. Sono sei. Un grazie agli altri espositori. Prego i finalisti di riposizionarsi sui... Come potete vedere, la mole denota un'attitudine alla difesa e alla guardia, nel caso dell'Alano soprattutto alla guardia. Splendida razza da compagnia, la mole non gli vieta di essere uno splendido compagno in appartamento. Invito quindi sul podio per la premiazione Paola Minari. Mastino Napoletano, una delle razze più antiche in assoluto, già presente con questa morfologia in epoca imperiale. Ci spostiamo invece, sempre con un grande molossoide da guardia, in Brasile. Il Cão de Filar ha dato origine a questa razza, veniva utilizzato per impedire agli schiavi di scappare dalle piantagioni di cotone. È una razza che difende egregiamente il territorio. Fila Brasileiro.
Bull Mastiff, the Gamekeeper Dog. Razza originaria del Regno Unito, razza che vede fondere in un'unica razza due differenti tipologie, il Bulldog e il Mastiff. Razza molto antica, senza esagerazioni, e questo ne fa una razza sana, è quella dello Schnauzer Pepe e Sale. È la taglia originaria da cui per rimpicciolimento si è ottenuto lo Schnauzer nano e per ingrandimento si è ottenuto lo Schnauzer gigante. Lo Schnauzer medio come lo Schnauzer nano sono degli eccellenti guardiani, mentre lo Schnauzer gigante è un eccellente cane da difesa. È molto importante conoscere l'attitudine perché, per esempio, tra guardia e difesa non bisogna creare confusione. La difesa è un istinto di protezione nei confronti dei compagni di branco, mentre la guardia è un istinto di difesa nei confronti del territorio in cui il soggetto vive. Facciamo un'ulteriore selezione per i tre finalisti, che sono Mastino Napoletano, Bull Mastiff e Schnauzer Pepe Sale. Grazie mille agli altri tre. Grazie a Cane Corso e Fila. Mastino Napoletano, come dicevo ieri, cave cane, ma attento ai grandi cani da guardia. Bull Mastiff. Bull Mastiff e quindi Schnauzer, Pepe e Sale. Il giudice Centurione ha fatto la sua classifica e siamo pronti a chiamare al terzo posto il Bull Mastiff. Secondo posto per il Mastino Napoletano, rappresenterà il secondo raggruppamento lo Schnauzer medio Pepe Sale.